Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi io e Chiara vi proponiamo la ricetta dei grissini al parmigiano ed erbette aromatiche, uno snack davvero veloce da realizzare. Gli ingredienti per farli sono 250 g di farina integrale, potete utilizzare anche la 00 oppure la farina di farro, quello che preferite, mezza bustina di lievito secco, 130 ml di acqua tiepida, un cucchiaino di sale, un cucchiaio e mezzo di olio d'oliva, un cucchiaino di paprika in polvere, un cucchiaino di origano secco, un cucchiaino di rosmarino secco, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato e olio d'oliva per spennellare. Ovviamente potete utilizzare le erbe aromatiche che preferite. Mettiamo la farina all'interno di una ciotola, aggiungiamo il lievito. Mescoliamo un pochino. Aggiungiamo il sale, l'origano, il rosmarino e la paprika. Mettiamo i 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, l'olio. E l'acqua. Impastiamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto liscio e sodo. Copriamo con un canovaccio e facciamo riposare per 20 minuti. Trascorsi i nostri 20 minuti, stendiamo l'impasto su un foglio di carta forno. Dovrà avere uno spessore di circa un centimetro e dovrà avere una forma più o meno rettangolare. Così. A questo punto, con l'aiuto del coltello, andiamo a tagliare il nostro rettangolo in tante piccole strisce. Attorcigliamo tutte le strisce, come sto facendo io. Mettiamo i nostri grissini all'interno della teglia da forno ricoperta da carta forno, mi raccomando. Cerchiamo di metterli ben dritti, così che quando li andiamo a cuocere, la forma è quella giusta. Spennelliamo con l'olio d'oliva. Mettiamo i nostri grissini a 200 gradi, forno preriscaldato ventilato per circa 10-12 minuti. Ed ecco i nostri grissini appena usciti dal forno, belli e croccanti. Con queste dosi a me sono usciti circa 25 grissini e devo dire che ci sono piaciuti tantissimo. Dovete assolutamente provarli e poi mi raccomando, come al solito, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Guardate l'interno. Perfetto. Come sempre spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta lasciatemi un pollice in su, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video, ciao!